costruire un domani migliore con la demografia è possibile? In che modo? È possibile, è auspicabile, è quello che diremo oggi, è proprio che si può fare, dipende molto dalla visione. Noi possiamo avere una visione che io chiamerò la visione del taglialegna, nella quale l'Italia invecchia, le previdenze non ce la fanno, il futuro ci è stato sottratto dalle generazioni precedenti, quindi così possiamo interpretare la demografia come un po' una Cassandra o un monito, oppure possiamo fare il contrario, cioè definire che il futuro è tutto da inaugurare e che grazie alla disciplina demografica noi possiamo non solo intercettare ma pianificare un domani migliore, proprio perché la conoscenza su ciò che potrebbe accadere, se non ci piace, può spingerci a muoverci in una direzione possibile. E quindi è molto una questione di visioni, e io credo che noi dobbiamo essere ottimisti, non ingenui, e quindi interpretare la visione del futuro proprio come un incentivo ad operare per tempo quei cambiamenti necessari per andare verso un futuro di ragazzi, di popolazione, di sviluppo non solo quantitativo ma anche qualitativo, di inclusione, di democrazia e di rinascita e ricrescita.